Mitadin. Ciao. A posto? Sì. Batti 5. Puoi andare. Fino alla fine? Vamo a Giove. David? 3? Seghe. 3 seghe. Quando gioca segna sempre? 3 seghe. 3 seghe. Quando gioca segna sempre 3 seghe. Stop. Allora, mi pizzica il naso. Allora, fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Buon mercoledì 31 luglio 2024 a tutti voi. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel... un bel like, se volete, se volete. Allora, in apertura di questo video, oggi sono a casa, oggi e domani ho 2 giorni di ferie, giusto? Quindi yes. Sto con loro. Domani sera partitone di calcetto, rivincita. Ieri abbiamo vinto noi. No, 3 volte secondo me. 4 vittorie consecutive. Abbiamo vinto ieri con il golden goal. E la vittoria. E abbiamo fatto Ale il golden goal, esatto. Allora, in apertura di questo video ho messo le dichiarazioni di Alessandro Melli. Dice chi è Melli, chi è Melli? Per chi è della mia generazione, purtroppo, per chi non è giovane come il Dindiridiridiridin, Melli era l'allora attaccante del Perugia, di quel famoso Perugia-Juventus del 2000. C'avevo 20 anni. C'avevo 20 anni, din 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 din, che ci costò lo scudetto. E ce n'è ancora 5. Beato te. Pensate se a distanza di 24 anni uscisse un ex giocatore della Juve che dice: abbiamo tentato di combinare una partita che ci valeva lo scudetto, abbiamo ricevuto picche, no? I twittatori seriali. Qualcuno in Portogallo si faceva brillare praticamente in pubblica piazza, in pubblica piazza. Ricordo benissimo quel giorno, ricordo benissimo quella domenica, perché facevo l'animatore di Ludoteca a Corridonia. Ricordo che al bar mi vidi il primo tempo della partita, poi con la radiolina, perché chiaramente non c'era ancora lo streaming online delle partite, ma manco per l'anticamera del cervello. Tramite la radiolina seguivo gli aggiornamenti, la partita che si ferma per più di un'ora per quei 7-8 temporali che si abbattono su Perugia. Arbitro Collina, adesso responsabile degli arbitri della UEFA, guarda caso. Anni poi successivi Collina ammette di essere stato sempre un grande tifoso della Lazio, guarda caso, guarda caso. La Juve perde a Perugia in quella partita che definirla irregolare è un eufemismo, la Lazio vince lo scudetto all'ultima giornata. A livello, diciamo, personale, un dramma, prima di tutto perché non potetti seguire il secondo tempo della partita. Per me non seguire le partite della Juve è una cosa drammatica. Se sto facendo altro, in particolare stavo lavorando, ogni tanto gli aggiornamenti, però chiaramente poi mi arrivano i ragazzetti di Corridonia, tifosi della Juve, alla ludoteca, dicendomi che la Juve aveva perso per 1-0, gol di Calori. La Lazio vince lo scudetto. Per Corridonia ci furono i cortei degli anti-juventini, non dei laziali, perché non ce n'erano dei tifosi della Lazio. Cortei degli anti-juventini perché la Juve aveva perso lo scudetto all'ultima giornata. Ecco, ieri sono uscite queste dichiarazioni clamorose di Alessandro Melli. Adesso vi leggo l'articolo di Tutto Sport. È giusto ogni tanto, dato che stamattina, oggi e domani sto a casa, poi magari oggi pomeriggio portiamo il video sulla nuova seconda maglia, non mi è arrivata, ma facciamo il video comunque, prima di dare il tablet al din 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 din. È giusto ogni tanto puntualizzare, perché poi dopo è la Juve che ruba, no? Chiaramente questa roba qui oggi non interessa a nessuno. Voi pensate che i vari
Pistocchi, Ziliani, Varriale, Vittorio Chiarelli. Secondo voi qualcuno di questi ha dato risalto a sta roba qua? Non credo. C'ho i miei dubbi. Buono, sta buono. Posso dire una Dimmi, cosa? dimmi. Veloce. Ieri era Juve contro l'Inter, aveva E ha vinto la Juve. Tu hai vinto quanti gol hai fatto? la Juve. 5. 5 gol. C'ho il bomba, si chiama Davide. Allora, leggo poi se salutiamo perché sta aspettando il tablet. Scrive Tutto Sport. Il diluvio di Perugia è stato uno degli eventi che ha segnato maggiormente il calcio agli albori degli anni 2000. Era il 14 maggio e i bianconeri allenati da Ancelotti si giocavano lo scudetto a distanza con la Lazio. Bastava una vittoria per l'aritmetica del titolo. 3 punti che non sono arrivati a causa del gol di Calori. Un pomeriggio segnato dalla decisione di Collina di proseguire con il match dopo una prima momentanea sospensione nonostante il campo fosse impraticabile e colmo d'acqua. Ma l'esito della sfida poteva essere totalmente diverso, come ha raccontato Alessandro Melli, allora attaccante della squadra di Patron Gaucci. Avevamo promosso un pari ai senatori bianconeri, hanno rifiutato. Pensate un po'. La Juve che ruba lo scudetto se lo voleva giocare sul campo regolarmente. Pensate un po'. Poi abbiamo giocato una sfida irregolare, è una cosa obiettiva e abbiamo vinto per un episodio. Proseguo. Eravamo salvi e non avevamo niente da chiedere in campionato. La Juve doveva vincere per conquistare lo scudetto e veniva da una settimana di polemiche per il gol di Cannavaro con il Parma. La settimana prima vinciamo per 1-0 a Torino contro il Parma, unico gol di Del Piero su cross di Pessotto. Ricordo benissimo tutto. Di quella stagione, di quel campionato, al Parma fu annullato un gol che era regolare, questo lo diciamo tranquillamente. Erano scortati come se fossero dei pregiudicati. Un clima quindi proprio tranquillo. Ha spiegato meglio al canale YouTube. Non è più domenica. Poi ha proseguito. Noi eravamo nettamente inferiori. Gaucci era legato alla Lazio, al banco di Roma. In settimana ci chiese di fare di tutto per vincere e che ci avrebbe dato un premio perché voleva che i biancocelesti alzassero il titolo di campione della Serie A per interessi personali. Se avessimo perso, ci avrebbe portato in Cina il ritiro. E l'avrebbe fatto, che Gaucci era personaggio particolare di quegli anni del calcio, quindi se gli disse che li portava in Cina ce l'avrebbe portati. E allora negli spogliatoi provammo a metterci d'accordo con la Juve per pareggiare, così loro sarebbero andati a fare lo spareggio. I giocatori bianconeri non accettarono questa proposta, soprattutto Deriz, Zidane e Montero. Fu un pourparlers di nascosto tra i giocatori più importanti. Giocammo una partita obiettivamente irregolare. Non si poteva giocare a calcio in quel campo. Poi finì come finì per un episodio. Se non ci fosse stato l'acquazzone, avrebbero conquistato i 3 punti senza problemi. Ripeto, questa cosa esce dopo 24 anni, valenza giuridica praticamente zero, perché è passato tutto in super prescrizione, però. Ragazzi, pensate un po' a parti invertite, pensate un po' se un arbitro che decide uno scudetto a favore della Juve dopo anni dice io sono stato sempre tifoso della Juve. Va bene, va bene. No, non va bene, non va bene. Però ogni tanto queste cose è bene portarle all'attenzione. Altri non ne parlano. Il postman sul suo canale, dato che ho sempre denunciato queste cose vergognose contro la Juve che ruba, la Juve che ruba, con due B, vi ho portato questo contenuto. È tutto per questo video. Saluta. A stasera, se riesco, con la nuova seconda maglia, come sempre, fino alla fine. Vamos, Juve! Ai prossimi appuntamenti sul canale del vostro Postman. A presto, ciao!